Hola fogacciotti, benvenuti su questo nuovo episodio di Spider-Man. Quante volte l'avrò ripetuto questi giorni? Allora, dobbiamo andare a rompere le scatole a Sable. Andiamo a rompergli le scatole a Sable. Questa è la Pabli, no? Ma dov'è il dottor Michaels? Ma per caso devo fare a botte? No. Filmato. Dottor Michaels, il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Codice 381 in partenza. Speriamo bene. Se no c'è un casotto. Prego, dottor Michaels. Io personalmente taglierei la mano per prendermi qualcosa che voglio. Che diavolo è? Ci sono andati pesanti. Perché non posso intervenire? Se c'è sta cani e porci. Alla faccia delle migliori, eh. Come ci perde la mano. E te l'ho detto. Ed avrei strappato il braccio se uno così. Se fossi così grosso. Benvenuto, dottore. Martin! Quanto tempo? Non ero sbadiglio, volevo sbadigliare. Facciamo noi. Ma sì, dai. E mo dobbiamo seguirli e poi fare a botte. Vai vai, sono pronto. Il ragno è con me. Yuri, sto inseguendo Martini. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Ricevuto, mando altre unità sul posto. Ha preso Michaels vivo ed è un bene. Forse per fargli produrre altro respiro del diavolo. Da fermare quel camion. O blindato, quello che è. Ma quanti siete? No! 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 Dove vai? Dove andate? Oh, questa era bella. Vedo ieri. E dai, mi è stata picchia male. Questa è la Sable International. Siamo autorizzati a usare. Sì, vabbè. Lo forniremo ulteriori investimenti. Ehi, ehi, c'è un'arma biologica lì dentro. Porca vacca, ma quanti siete? Boni! Di colpo tutti sparano razzi. Sì, in effetti, che è la moda del momento. Ma non è vero. Sono contrario all'operazione missile a Manhattan. Ho preso qualcuno? Sì! Basta. Ok. Devo sistemare questi tizi prima di pensare. Sì, ciao, saluto a tutti. Bello. Che cos'era? Spostati! No, sei sceso? Sei sceso per caso? Ma spostati. Lancia iolla, va. Devo eliminare i nemici sulla trappola. Ehi, non sparate! Ma quanti siete? Ma è possibile? Non mi importa. Bello, pure le fruste. Ci sbrighiamo, ho un appuntamento col tuo capo. Ah, ce lo siamo degli Beh, come devo fare? Il giudizio è alle porte. Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori. Eh sì, te sei salvato per un pelo. Fortuna, fortuna. Scusa! Se no avevo un problema in più. Quanto è ignorante! Lì, arrenditi! Va, va. Guarda come ti tiro fuori, mo. Fatemi premere qualcosa più di tondo.
Posso? Adesso sono utile anche in altri modi, eh. Così, per esempio? L'olio dei freni. Buono. Qual è la situazione? Hai male. Ci sto lavorando. Ah, pensavo che stessi andando io. E mo? Che stai facendo? Sta cercando di nuove prospettive. Oh, quindi diventerò un'altra persona? Ma che diavolo? Devo essere sincero, speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Ti ho tenuto d'occhio. Ti aspettavo al municipio. Non ti sei presentata. Dov'eri? O immaginario. Immaginario. È un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui a causa tua. Dove stai? Oh. Ecco di là. E Norman voleva usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Mi stai rincoglioni, eh? Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. La sua corruzione va eradicata. Ecco che fra un po' esco. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne. Ma io mostrerò a tutti il suo vero volto. Indossa la maschera. Unisciti a noi. Ma non neanche per sogno. Devo farlo per forza. Grazie, ma passo. Volente o nolente, ti unirai a me. Botte. Oh. Ma che carini. No, ma questi tutte le anime perdute, le vittime innocenti che avresti potuto salvare. Martin, basta. Sei macchiato del loro sangue. Ma dai, avevo premuto tutto. Puoi fermare Osmo. Hai la forza per riuscirci. E da me avrai la volontà. Livelli, basta. Sai che non faccio da tempo? Volare. Oh, siete infottio. Ok, diamoci dentro. Vabbè. Buonanotte. Quanti siete? Ma vi rendete conto che siete veramente tanti? I loro corpi si sono accumulati e tu non hai fatto nulla. Per sconfiggere un demone alzato in spirito. Cos'è un amico? È uno scambio epico. Non so manco dov'è il demone armato di spada. Mi sa che l'ho trovato. Non riesco neanche più a vederla. Basta. Oh, oddio, ma quanti siete? Oh, spostati. Ah, questa gliel'ha data bella. Tu difendi Osborne che se ne sta sulla sua torre d'avorio. Non è reale. Decisamente non è reale, su. Ah, vedi, l'ho colpito, bello. Prostrati a me, ti toglierò la maschera. Ah, sì, sì. Svelerò tutti i fisseri. Fa poco il figo il ghianzo, eh. Le ombre mi sono qui. E io donerò loro la forza. Non posso volare? Devo distruggerla. Non ti abbandonerò alle tenebre, Martin. Ti sconfiggerò e annullerò la tua mente. Vada, fino a quando posso fare concentrazione? Troverò la tua famiglia e ucciderò i tuoi cani. Ci stanno un po'. Ecco, per esempio, questi sono utili. Non puoi! Puoi tornare alla luce! No! Ecco quello che dovevo fare. Sono pronto. Ah, per un attimo. Non credo che la tua ce la faccia. E invece qua morirà qualcuno, eh.
pigna. Ma so cacchi nostri. Guarda la mano com'è rotta, eh? Dici come te lo sei torto? Sta bene. L'hanno preso? Eh beh, sì. Sì. Quanto è preoccupante? È 1 a 10? Tanto. La cercano tutti. Ciao Sable, sei fantastica come sempre. Sei fantastica. E il siero? Perso. Dede scoria. Pensi di essere un eroe? Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua. Colpa mia? Ma se aspettavo a voi? Due, davvero? No. Dobbiamo avvisare subito Osborne. Madonna, lei è fantastica. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò. Bel calcio era. Eh sì, era un bel calcio. Abbiamo completato una missione. Rotta di collisione. Quindi siamo saliti di livello, ok? Yuri, dimmi che hai una pista su Martin Lee. 34. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schianto. Berlina nera, bene. Fammi finire. Abbiamo parte della targa e una delle mie pattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina nera in un parcheggio tra Canal e Hudson. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Sì, sì, sei molto in gamba, però io volevo fare qualcosa. Spider-Man. Pronto? Ok. È Miles. Da dove chiama? Sapessi. Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente rifonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici, aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagherà come un incendio. Perché Oscorp sta sviluppando un'arma biologica in città? Non si usano più i bunker nell'Artico. Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere, può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimini di guerra. Perché me lo sta rivelando? Non è colpevole tanto quanto Norman. Sì, senza dubbio. Ma le azioni di lì mi hanno aperto gli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Guarda che figata. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. Allora, prima di dirvi intanto saluto, volevo fare questo. Facciamo modalità foto, perché me l'ha detto un mio amico, quindi non posso, sì, modalità selfie, vorrei girarlo. Vorrei che prendesse tutto. Oh, così fantastico. Ok, ma posso prendere quell'altro lato? No. Va bene. Con i due punti. Bella così, però con i due punti qui. Non lo so. Facciamo così. Ecco, così magari è fantastica. Quindi come si fa? Nascondi? No. Come si attacca? Basta. Regola. Ok. Nascondi. Chiudi. Modalità adesivo. Livello vuoto. Oh, ma che carino! Terribile. Comunque, come si scatta una foto? Se esce a modo da fare tutte le modifiche andranno pezzo. No. Quindi? Non si sa. Ok, qualcuno un giorno me lo spiegherà. Focacciotti, per questa puntata è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Così è, appunto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. E per questa puntata è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Bye.